Per il lavoro si lotta e i sindacati sono oggi schierati in prima linea per promuovere una possibile attività lavorativa per tutti coloro che dopo la chiusura del CARA sono rimasti senza. I sindacati, il Movimento Cristiano Lavoratori, gli stessi lavoratori sono qui a manifestare e a chiedere un incontro al prefetto affinché ci siano possibilmente delle boccate di ossigeno. Quindi iniziative occupazionali che possono comunque rendere giustizia a quella che è stata letta come un'ingiustizia, cioè la chiusura e quindi la cessazione dell'attività lavorativa di tante persone che nel Calatino contribuirono al sostentamento familiare che purtroppo, come ho già detto, oggi non c'è più. Ascoltiamo le motivazioni che hanno spinto appunto in particolare il suo sindacato a presidiare questo spazio per manifestare, per chiedere cosa. Allora, innanzitutto come sindacato SNALV Confesal chiediamo il pagamento delle fatture alle cooperative che hanno lavorato fino adesso, perché i lavoratori ancora sono in arretrato di 2 mensilità più il trattamento di fine rapporto. Poi chiediamo, così come abbiamo chiesto al ministro Salvini qualche mese fa, quando ci siamo visti al CARA di Mineo, diciamo misure compensative per un territorio che ha offerto un servizio di qualità in questi anni. E come per esempio i CAS, che sono i centri di accoglienza straordinari, che la prefettura in questo incontro con Salvini aveva annunciato come di imminente istituzione, e quindi vogliamo capire qual è lo stato dell'arte. E poi adesso che ci sono anche la possibilità di partecipare a questi ZES, zone di economiche speciali, anche questa può essere una concreta opportunità di rilancio del territorio che già vive in uno stato di depressione, diciamo. Per cui non vorremmo che i lavoratori gli si venga, come fanno purtroppo alcuni, la famosa valigia per andare a cercare fortuna all'estero, nella speranza che anche quelli dell'estero non dicano prima i tedeschi, prima i francesi, prima gli svizzeri o prima gli austriaci. Ma oggi qui in prefettura vi aspettate qualcosa e comunque cosa seguirà dopo il sit-in di oggi nel futuro, sempre in merito a tutte queste sue richieste? Beh, intanto vediamo che cosa ci risponde la prefettura, perché se i CAS sono in procinto di avvio da qui a 1 mese, allora già è una buona opportunità. Se i sindaci, la regione siciliana e la prefettura si fa parte attiva per l'istituzione di queste zone economiche speciali, è un'altra opportunità. E quindi voglio dire, dipende da questo. Se queste due cose non dovessero partire, allora significa che c'è, insomma, anche la speranza comincia a vacillare. E cosa la spinge ad essere qui oggi? Ma noi siamo qui a tutela, a difesa delle istanze del territorio. È importante oggi raggiungere questo risultato, riuscire a recuperare nella perimetrazione della ZES, la zona economica speciale della Sicilia orientale, è fondamentale recuperare anche i comuni del comprensorio del Calatino Sud-Simeto. Al danno oggi si aggiunge la beffa, dopo una gravissima crisi che ancora soffriamo, un licenziamento di oltre 500 persone nel sistema dell'accoglienza, è necessario prevedere quelle misure compensative tanto richieste, ma che ad oggi non si vedono, nessuno sta realizzando. Allora, la ZES può essere come dire, la prima opportunità concreta per dare sollievo, respiro a questo territorio, favorire nuovi investimenti e creare nuova occupazione a beneficio dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Le chiedo la stessa cosa che ho chiesto a Sandono Cito. Dopo il sit-in, non avendo risposta, anche se si attende l'incontro in prefettura, che tipo di iniziative intendete intraprendere e come volete portare avanti questa questione? Intanto i tempi sono molto, molto brevi. Entro il prossimo 8 settembre gli enti locali devono presentare istanza rispondendo a un avviso dell'assessorato regionale alle attività produttive. Quindi è fondamentale che i sindaci presentino istanza e che la regione questa volta sia più attenta. L'elemento di delusione nei confronti dell'atteggiamento della regione è evidente, ma c'è la possibilità di recuperare quanto prima. Ci sono responsabilità diffuse su quanto accaduto, ma oggi dobbiamo far ripartire il territorio e la ZES è un'occasione importante perché significa investire sui settori produttivi dell'economia. Non è pensabile che la ripartenza del territorio sia legata solo ed esclusivamente al tema dell'accoglienza. Si parla di nuovi CAS, ma per noi diventa prioritario oggi la ZES e quindi favorire i nuovi investimenti per far ripartire appunto l'economia del territorio. Giusto Infantino, anche lei qui da Mineo a Catania, perché?
Perché stiamo continuando con la nostra lotta a tutela del territorio del Calatino. Noi già abbiamo avanzato varie proposte sia alla Regione che alla Prefettura, chiedendo a tutte le istituzioni di tutelare il territorio. In che modo? Innanzitutto istituendo un bacino occupazionale, quindi inserendo in questo bacino tutti gli ex ormai occupati del CARA di Mineo, da poter riutilizzare e riassorbire in altri servizi e in altri lavori che partiranno nel Calatino, come ad esempio appunto l'istituzione dei CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che ancora non sono stati banditi dalla Prefettura di Catania. Quindi siamo qui oggi innanzitutto per chiedere tempi certi sulla messa a bando di queste strutture e la certezza che vengano riutilizzati e riassorbiti gli ex dipendenti del CARA di Mineo. E poi stiamo chiedendo a tutte le istituzioni, soprattutto ai sindaci del Calatino, di voler presentare domanda per l'inserimento del Calatino nella zona economica speciale. La zona economica speciale è già stata, diciamo, sono state delimitate delle aree, la Regione adesso ha prorogato i termini di presentazione di candidatura dei territori, quindi stiamo chiedendo a tutti i sindaci di farsi portavoce del territorio per poter avere perlomeno delle agevolazioni fiscali nel nostro territorio e quindi incentivare anche gli imprenditori a fare impresa nel territorio. Quindi siamo qui, insomma, per cercare di capire anche con la Prefettura come poterci muovere e come farci sentire anche dalle istituzioni politiche, perché purtroppo ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro, soprattutto dalla istituzione regionale. Fuori onda devo dire che Giusy Infantino mi ha esternato la sua rabbia parlando della recente visita, chiamiamolo così, recente visita del ministro Salvini al CARA di Mineo, dove c'era anche lei a protestare fuori, e rivedendoci appunto mi ha detto che ancora si ritiene molto arrabbiata per questa chiusura. Perché? Certo, innanzitutto perché noi abbiamo avuto una perdita non solo occupazionale nel territorio, ma anche una perdita, diciamo, il territorio è cresciuto anche culturalmente, umanamente. Questo ha comportato anche la perdita degli alunni che erano ospitati al CARA di Mineo nelle scuole, quindi una perdita culturale anche per i nostri bambini. Il ministro è venuto a Mineo senza portare nessun risultato e senza portare nessuna proposta. Anzi, abbiamo avuto un atteggiamento molto sgarbato anche nei confronti delle persone che stavano protestando fuori dalla struttura. Non è stato proposto nulla, l'unica battuta che è stata fatta, diciamo, al latere della visita è stata, riguardava i cani che attualmente sono, insomma, ancora sono dentro la struttura. Nulla è stato detto nei confronti né dei cittadini né del territorio e tantomeno dei lavoratori. Quindi non lo so se questo è l'atteggiamento di un ministro dell'interno che viene solo per festeggiare, diciamo, la chiusura di una struttura che poi è stata il suo cavallo di battaglia, insomma, non credo che si potesse continuare in questo modo in Italia. Fortunatamente questa pagina buia nella nostra politica nazionale è stata chiusa. Giuseppe Achille è uno dei lavoratori che purtroppo è stato coinvolto negativamente in questa vicenda della chiusura del CARA e oggi è qui per protestare, per dire cosa anche alla comunità. Allora, dire cosa, ci sarebbe tanto da dire. Siamo amareggiati e delusi della condotta, diciamo così, delle istituzioni che non sono stati sensibili nei nostri riguardi. Hanno, diciamo, resettato un contesto economico favorevole che dava all'essere umano dignità di esistere. Quindi siamo qui in attesa che si possa muovere qualcosa, che insomma così non verremo dimenticati, non saremo, diciamo così, in sordina da parte delle istituzioni locali. Oggi qui a Catania chiediamo di utilizzare il buonsenso a chi vuole veramente credere che ci sia un'opportunità, che ci sia un'alternativa al futuro economico delle famiglie. A Catania da Caltagirone è arrivato anche Filippo Pozzo, che presiede il Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone. Bene, anche lei qui, ci spieghi le sue motivazioni. Eccoci, noi ci siamo ancora vivi e vegeti. Movimento Cristiano Lavoratori. Educazione, condivisione, testimonianza. Noi oggi siamo a Catania davanti al prefetto proprio per testimoniare la nostra presenza e questo assenso, questo silenzio, questa sordità da parte degli amministratori locali e regionali
che non ascoltano la persona, non interloquiscono. Noi abbiamo bisogno di alzare la voce, stiamo alzando la voce affinché possiamo essere ascoltati, anche perché questa situazione è ormai da tanto tempo in agonia. Non è possibile, è in rianimazione, no agonia, in rianimazione, e noi cerchiamo di sottolineare che c'è la fattibilità di poter riprendere. Oggi noi ci troviamo a Catania assieme con altre associazioni per dimostrare la sensibilità e dimostrare che in questo momento il Calatino ha un termometro di diciamo così, disagio enorme, non solo, ma così si sta calpestando la dignità dell'uomo, della persona, della famiglia. Non può essere distrutto, noi non accetteremo mai. Noi con i terzi settori, con tutte le altre associazioni, ci stiamo lottando affinché si possa trovare una soluzione per queste famiglie che oggi vivono un momento di grande difficoltà, non solo le famiglie ma anche la persona, il dipendente che oggi sta attraversando momenti difficili. Ci sono molti dipendenti che sono entrati in depressione, stanno entrando in una situazione difficile, e lo dico con dato di fatto, lo dico perché noi al movimento ci riuniamo e ascoltiamo molte volte, interloquiamo proprio con questi dipendenti che adesso si trovano in licenziamento e sono in cassa integrazione, per cui bisogna trovare una soluzione. Come ci aveva annunciato Sandrocito all'inizio delle nostre interviste, all'inizio del svolgersi dell'iniziativa, adesso la delegazione è stata ricevuta, è uscita con buone nuove. Sentiamo dalla voce di Paolo Ragusa, che faceva parte di questa delegazione, che cosa è stato detto in prefettura per rassicurare la comunità del Calatino su Desimeto. La vostra iniziativa ha sortito l'effetto desiderato, il prefetto vi ha ricevuto, lei ha fatto parte di questa delegazione, quali sono state le sue risposte? Ci ha ricevuto il capo di gabinetto, la quale diciamo, ha assunto degli impegni, certamente quello di riferire al prefetto e poi dare seguito ad alcune delle nostre istanze. La prima tra tutte è quella di sollecitare i sindaci nella presentazione delle istanze, giusta scadenza del prossimo 8 settembre, e chiedere quindi l'inserimento della ZES, la zona economica speciale. Ci ha anche aggiornato sul fatto che a breve saranno pubblicati i bandi di gara per l'assegnazione dei CAS, i centri di accoglienza straordinari, che daranno comunque occupazione al territorio. Abbiamo rappresentato il fatto che secondo noi la ripresa, la rinascita del territorio non può passare esclusivamente dall'immigrazione. Questa risposta è certamente insufficiente, ma bisogna investire sull'economia produttiva del territorio, quindi bisogna investire e ripartire dalle zone economiche speciali ed anche altre specialità produttive che il territorio può offrire. Altri temi, altri argomenti saranno meglio approfonditi, penso ad esempio al bacino occupazionale, per provare a dare delle opportunità ai lavoratori. Questa è una mobilitazione che non si esaurisce con un passaggio, bisogna restare vigili e continuare a fare, diciamo, a dare rappresentanza alle istanze del territorio e della sua popolazione. In merito al ruolo che dovranno svolgere i sindaci, lei diceva che saranno invitati da Sua Eccellenza il Prefetto a farsi avanti, insomma. Ecco, noi non possiamo correre il rischio che gli enti locali del territorio non presentino le istanze previste da un bando dell'assessorato regionale alle attività produttive. E direi quasi scandaloso il fatto che il comprensorio del Calatino su Desimeto non sia stato incluso già automaticamente nella zona economica speciale della Sicilia orientale. Ora c'è però questo avviso, questa ulteriore finestra, bisogna assegnare 400 ettari, dobbiamo fare in modo che il comprensorio venga recuperato. Il primo passaggio è quello della domanda, dell'istanza degli enti locali. Noi abbiamo fatto dei comunicati stampa, delle iniziative, oggi siamo qui in prefettura perché appunto non possiamo correre il rischio che non si presenti questa istanza, che se non partiamo da qualcosa di concreto non arriverà mai nessuna compensazione, ma ci fermeremo soltanto alle inutili chiacchiere.